Sì, perché il compito del Consiglio regionale è, oltre che vivere bene i propri lavori, fare leggi, ordini del giorno, disciplinare l'attività per la produzione normativa della regione, a quello di valorizzare l'identità toscana. E in questo caso noi ci proponiamo di valorizzare tutti quei prodotti che danno il senso di una originalità, come in questo caso la mortadella, che a Prato ha trovato quel riconoscimento di area geograficamente protetta perché nella storia il sapiente trasformarsi ma contemporaneamente tramandarsi le indicazioni, le originalità e i segreti dei beccai pratesi ha portato a fare di questo un prodotto unico, un prodotto che magari ha le sue specificità sul territorio. Pensate alle gore pratesi e alla grande quantità d'acqua che occorre per la lavorazione di questo prodotto. Secondo luogo, con l'uso di particolari materiali, l'archemis che è tipico anche nella Toscana della zuppa inglese, questo colore della cociniglia che dalla immediatezza di respiro nel rosso di sapori e odori particolari. E poi gli artigiani della carne, della lavorazione dei suini che hanno saputo fare di quello che sono gli scarti per la lavorazione del salame, invece un prodotto di qualità di grandissimo significato fra i salumi cotti come la mortadella, porta oggi questo particolare prodotto dell'area pratese ad essere famoso nel mondo. I riconoscimenti istituzionali sono venuti a questo punto da parte nostra la valorizzazione di ciò che è unico al mondo, la mortadella pratese.